11 febbraio 1979. In Iran, dopo la fuga dello Shah, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, dopo un esilio durato 16 anni, si insedia al potere. Khomeini impone uno stato confessionale islamico, secondo la dottrina del clero sciita. L'islamizzazione impone il velo alle donne, l'abolizione del diritto di famiglia, la sostituzione del codice civile con la sharia e il licenziamento delle donne giudici. Con il ritorno di Khomeini comincia anche la fuga all'estero della gran parte della classe media più colta. Si parla di 3 milioni di esuli.